Oh, allora Enrico, abbiamo visto tutti avanti, cioè, la scoletta nuovi, ti faccio un complimento perché sono bellissimi, Grazie. sono veramente dei tori, hanno certe mele, questa è come al solito, Sì. è la figliola, poi la figliola arriva prima Per muovere. arriva il figliolo prima o poi. prima o poi arriverà anche qui. Che dice la città? È pronta, è pronta. Si aspetta il momento giusto. Si aspetta il momento giusto, ascoltami. Allora, se sei rientrato dopo un tot d'anni, un palio giusto col cavallo che avevi, un palio poi drammatico per certe. Sì, diciamo un palio particolare, sono successe parecchie cose, magari c'erano 10 pali, sono successe tutte in uno, no? Però insomma, diciamo, non mi lamento, non mi lamento. La cosa invece non ce l'ha fatta. Il palio è anche quello, il palio è anche strategia, politiche, intrecci anche fra Contrada e Fantini, diciamo. No, non sono rientrato nei 10, no? Come si prospetta il 2023? Nel 2023 ti dico, allora, per quanto riguarda il tifo, sono contento, sto bene, iniziavo ad allenarmi, a fare tutta la mia preparazione, quindi sono contento e sto bene. E poi anche gli incontri che ci sono stati questo Natale, quindi Che è un po' ultimamente indicativo, eh. indicativo perché ti dà comunque un quadro di come si potrebbe prospettare l'annata. Poi è chiaro, c'è le corse in provincia, devi far bene, devi farti vedere, devi comunque sempre dimostrare che ci può stare insomma nei 10, però l'ho detto, le contrarie sono venute, gli incontri ci sono stati e quindi si prospetta un'annata positiva. Poi dipenderà da me, dalle forze che farò, da come andrà, da tutti i sedi di incastri come tutti gli altri. Sarà un'emozione rientrare? Come? È stata un'emozione rientrare. È stata una bella emozione, ma comunque rientravo anche con un'età diversa e con diciamo, un bagaglio di esperienza in più, quindi tutto fa, tutto aiuta e entri comunque in maniera. Mi sentivo diverso, via, meglio. Ti senti cambiato? Un po' cambiato, sì, comunque maturato, sì, sicuramente. Qual è una cosetta andata via che ti dava noia prima? Sì. Chi Non è tanto quello che è andato via, forse quello è che è arrivato? arrivato e che ho acquisito. Senti, e ora questo 2023 che ci sono gli impegni? Questo siamo, che sai, su quello delle righe a fine anno e poi quelle Certo, di gli impegni, allora, purtroppo sono squalificato a Fucecchio e quindi quello è saltato E lì non si perché sono state molto corretti, no, Ah. però vabbè, quindi non ci so perché se non avessi avuto la squalifica sicuramente avrei avuto un'altra possibilità di monta. E quindi Fucecchio niente, Ferrara al momento niente e diciamo Hamid, l'obiettivo è Siena. Rimane quello e a oggi c'è Siena con la speranza di essere a cavallo. Penso allora ora discorso l'abbiamo fatto, no? Di questo annata passata, futuro tutto a divenire e poi piano piano, corsa per corsa ne parleremo. I cavalli, come detto, sono belli, Zio Frac è veramente, guarda lì che toro è, insomma, ma lui, il fatto di lui, ma tutti, anche questi due nuovi sono due cavalli. Sì, no, sono 2 avanti, in prospettiva credo abbiano comunque il fisico adatto per poter fare anche il discorso di piazza. Guardiamo un po' come andranno. Buran dicevi di ieri, sì. No, Buran dovrebbero prendere 2 amici e appassionati anche loro del palio, ora guardiamo un po'. Se poi tanto Poi lo a diremo. marzo si scoprirà, A insomma. marzo si scopre. Lo Lo scopriremo scopriremo solo vivendo, strada dice, facendo. strada facendo. O solo vivendo, si dice. Poi lì c'erano 2 anni, l'abbiamo lasciata stare.
E ora chiudiamo e c'è il premio Per per Zio Franco, però quello è un filmato a parte. Io ti faccio grande bocca al lupo per tutto e ci vediamo poi alle corse. Grazie, amico.